Ah, salve a tutti ragazzi, eccoci qua ritornati su Dark Souls. Allora, come promesso, oggi vi farò vedere una cosa molto molto figa. Per chi possiede il DLC preparato Die Edition, che non è un tipo di droga, il DLC. Che simpatico. Magari sarà capitato di non trovare il golem. Infatti, se adesso noi andiamo lì a controllare, il golem non c'è. Praticamente, per attivare sto famoso golem dorato, per attivare appunto il DLC, che si trova su questo punto più o meno, ok? In tutte le librerie. Ok, aspetta che mi metto lo spadone. Ah sì, perché tu devi usare il tuo spadone. Com'è qua? Oddio. Hai un fast roll. Oddio, che... oddio, adesso abbiamo messo lo spadone che mi fantolizza un pochino. Ok. Guarda che figo. Il segreto per attivare questo DLC, scusate, in maniera rapida, veloce, bisogna semplicemente uscire dal gioco e riavviare il gioco. Quindi esci dalla partita. Ma sei pazzo? E andiamo fuori. Ma sei pazzo? Ritorniamo subito. Eccoci qua tornati. Allora, attiviamo il nostro personaggio. E adesso, come per magia, comparirà il nostro golem di d'oro. Eccolo qui. Oh, yeah. Adesso possiamo, dopo aver riavviato la partita, dopo aver ucciso ovviamente la nostra idra, soltanto dopo aver ucciso la idra, quindi non è che se con qualche scamuffo riusciamo ad arrivare qui, soltanto dopo aver ucciso l'idra allora possiamo... avere a che fare, sì, lo faccio io perché è tosto questo. E dobbiamo uccidere lui per... Sei sicuro? Guarda che oggi sono a palla. Se oggi Vale è a palla. Allora, se faccio fail, perdonatemi, ma effettivamente... Oh, mi ha lisciato. Ok, è tosto questo qua. Bisogna stare molto attenti. Maledetto. Non mi ricordo più se ho le tiro o no. Ok. Posso provarci io? Oggi che sono. Ok. Eccoci qua ritornati, vediamo se il nostro Vale correggerà il mio fail mostruoso. Abbiamo visto tutti che... Camminata da figo. Ormai non sono più convinto, non sono più capace. Quelle di sono le mie. Ah, cazzo, le animucce! Le animucce sofferte di due cavalieri neri di Havel e della Hydra. Io le recupererei subito se fossi in te, se riesci. Ok. E adesso provo a far fuori questo golem, che non è facile, come ben hai visto, mi sono fatto sopraffare di brutto. Comunque è fortino, perché comunque fa parte del DLC questo golem. E effettivamente non so se abbiamo fatto bene venire qui subito ad attivare il DLC, o se era meglio aspettare. È che occhio distante, che un po' di pazienza effettivamente premia, e anche perché vedo che Vale oggi è proprio in forma, ormai l'allievo ha superato il maestro. Occhio! No! Non ha superato il maestro, ma per quasi! No! il golem! Perché ho voluto fare il figo, finirlo con... Ah, la fighezza! Ah. Eccoci qua, guarda tornati. Dove sono questa merda di anime! Vediamo se questa volta riusciamo a sconfiggere il nostro golem d'oro.
recupera le anime, va, prima di fare fail decisamente vergognose. E poi andiamo nella lista nera dei giocatori di Dark Souls. Ci vuole pazienza. Ecco, forse qui le piromanzie avrebbero fatto miracoli. Però ne abbiamo già usate. Wow! Ti voglio strumare. Occhio. Non colpirlo a tutti i costi, piuttosto riparati. Ai, salta via. Ringrazia la stamina. Oh yeah. Forte sto scudo, mi piace. No, è lo scudo di cimiero ondulato. Ha il suo. Infatti credo che sia lo scudo più usato in Dark Souls. Occhio! Non rischiarla, piuttosto. Merda. Ti ha. Beh, forse adesso riesci. Ok. Attento. Vai. Ok. Oh. L'allievo ha superato il maestro. Sì. Allora parliamo con la principessa. Con la nostra principessa. Sì. Is thou who rescued me? Sì, sono most io. Gracious. Sai cosa mi manca? I am dusk of Ulysseo. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysseo, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee with thine approval. Would this be of assistance to thee? Allora, ovviamente per attivare DLC diciamo sì. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. È compiaciuto, gli è piaciuto. Engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. Okay. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. Ok, adesso lei se ne andrà. Perfetto così, adesso torniamo indietro. Praticamente l'evocazione si l'evocazione si troverà più o meno qui. In questo caso io ce l'ho qui adesso, se noi la evochiamo. Ho evocato? Sì, mi sembra di sì, ho premuto A. Adesso potremo comprare cose da lei, adesso vediamo. I am Dusk of Ulysseo. E questo te l'ho saputo prima. I shall follow thine wishes. Allora, apprendi gesto intanto. Inchino profondo. Ok. Gesto imparato. Acquista oggetto. Vediamo. Allora, invisibilità, luce, camaleonte, arma. Ok. Non ce ne frega assolutamente niente perché sono cose che non useremo, almeno per il momento. E allora basta. Quindi salutiamo la nostra principessa. Ciao Bella! E andiamo a farci la farfalla. Andiamo dalla farfalla. La farfallona. Ok, per andare dalla farfallona, dove ci stai andando a farfalle proprio te? Sì, torni indietro. Qua in sinistra, ovviamente, non verso il lago. Il lago ormai ce l'abbiamo, lo abbiamo pulito. Allora, qui ci dovrebbe essere anche una. Come cazzo si chiama quella del. Ovviamente non cadermi giù. Quelli che ti danno le titaniti. Ai. Sta sempre in destra, ovviamente. E verso su. In destra, verso su. Come cavolo si chiama. Aiuto, quelli che li uccidi ti danno le titaniti. I cavalieri. No, i gol, i cosi vai piano, che è qui. I cosi di ghiaccio. Questa, non mi ricordo più come si chiama. Colpiscila, che ti dà la titanite. Corri, prima che scompaia. Vai. Oh. La lucertola, menghia. Non mi ricordavo. Il nome lucertola. Adesso c'è. Ok. Là c'è un drop. Là c'è un drop, esatto. Adesso andiamo a prenderlo. Ormai sto apprendendo il tuo linguaggio.
È il mio linguaggio. Allora, mi sembra che sia l'arco nero e un altro paio di cose che adesso non mi ricordo. Ah no, è laggiù l'arco, no? Qui. Che cos'è sta roba? Cosa che cammina? No, questa roba è luminosa. Ah, è un fiore. Lo devo tirare su? No, no, no. È un fiore. E io dovevo da che parte vado? Di qua? Sì, dai, vieni di qua. Tanto ti dava il completo da arciere, se non erro, quindi serve filla. Ok, va? Occhio che questi ti stirano, eh. Oh, oh. I Trent qua fanno male. Ah, sono due. Occhio a non cadermi giù. Adesso casomai andremo anche a prendere un anello qui contro Pippi. Se ci arriviamo. Senza morire. Se andiamo di là abbiamo il demone della titanite. Per il momento evitiamolo. Di qua? Sì, evitiamolo. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua e attiviamo un falò. E dopo andiamo dal diavolo della titanite. No, il diavolo del demone della titanite anche no. Per il momento non credo che siamo capaci di affrontare. Occhio all'imboscata, non cadermi giù. Ah, ci picchia. Sono forti questi, eh. Cioè, più che altro fastidiosi, non forti. Hanno droppato anche qualcosa. Chissà cos'è. Chissà che muschio ti darà. Muschio rosso sangue per il sanguinamento. Muschio e purpureo. E purpureo per l'avvelenamento. Allora, stai sempre qui in destra. Ma prima... Non ci arrivi adesso. Bisogna fare il giro. Allora, continua così. Allora, qui adesso ovviamente la chiave è cimiera si chiama. Vabbè, la chiave per aprire questa porta non ce l'abbiamo. Ma noi non abbiamo la chiave universale. Ma non ti fai una pippa. Apri, prova a vedere. No, non ce l'abbiamo. Qua in destra, vedi il muro? No, torni indietro. Vedi il muro lì? Sì. Buttalo giù. Vai un po' più avanti, vai. Un muro, quello non è un muro, sono delle rovine. Questa. Buttalo giù, sì. Ecco qui il nostro... Non ha fatto neanche il suono. Ok, va bene. Bene, io direi di tornare umano e di potenziare l'Estus, perché... Sì. Qua sì, sì. Servirà decisamente. Allora, più umanità. Ok, vai. Andiamo dalla nostra farfalla. Almeno cercheremo di andare dalla nostra farfalla. Esatto, è un boss semplicissimo. Quindi, se muori, sarai lo zimbello del pianeta.